buona giornata a tutti. Salve a tutti. Vediamo un attimo, scusa, qual è questo che stai parlando? Provo a parlare. Essere il microfono numero 2. No, c'è giusto, è giusto che stai giusto, parlando. Perfetto. Provo ancora? Sì, mi ascoltate? Benissimo, benissimo. Allora, questa trasmissione magia, stregoneria e paganesimo. Io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera. E l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53, Marostica, Vicenza. E vi ricordiamo che siamo anche su internet, ormai un sito che visita, in siti che sono visitatissimi, per cui c'è anche un buon giro, insomma, si sta formando anche al di fuori della regione. Un giro di interesse, giro di curiosità, insomma, di quello che stiamo facendo. E vi parlerà Francesco di questo e anche di altre cosette, adesso dici pure Francesco. Ah beh, io prima di ricordo appunto i nostri siti che sono su internet, invece di dare tutti gli indirizzi che sono lunghissimi, c'è la possibilità di accedere molto rapidamente a un sito, in maniera tale che dopo tramite i links che sono all'interno della pagina uno può accedere agli altri siti. Allora, per chi vuole accedere a un sito che poi farà da ponte per gli altri, guarda che faccia http://welcome.to/politeismo e va su uno dei nostri siti, poi c'è una pagina di collegamento agli altri, può andare. C'è anche una lista di discussione, una mailing list che uno si può iscrivere tranquillamente, a cui può mandare dei messaggi. L'indirizzo di posta elettronica è studipoliteisti@licosmail.com, chi vuole mandare dei messaggi. Comunque, tramite i motori di ricerca ci trovate tranquillamente, non c'è nessun problema, di conseguenza chi vuole avere del materiale, vuole leggere qualcosa, vuole avere delle informazioni, le trova anche su internet. Colgo anche l'occasione per ricordare una cosa. Alcuni nostri amici hanno organizzato una conferenza. La conferenza si terrà a Cresprano del Grappa, in provincia di Treviso, il 24 settembre alle ore 20:30 presso la Biblioteca Civica in Piazza San Marco. Cresprano del Grappa è un piccolo paese, c'è un'unica piazza, fate presto a trovarla, insomma. Ecco, la conferenza è organizzata dall'Associazione Studi Veneti. E allora, il titolo della conferenza, io vado a memoria perché purtroppo non ho il volantino che hanno fatto, è «Ricordiamo i nostri antichi padri pagani, cenni sulla religiosità dei popoli pre-indoeuropei». Il relatore è il professore Silvano Lorenzoni, è uno studioso di fisica che si dedica come passione a questi studi. La conferenza avrà una valenza, a quanto mi hanno detto, puramente storica e culturale, cioè nel senso che non è una data compresa di tipo religioso. Ve la ricordo dal punto di vista storico, i vari passaggi delle popolazioni che risiedevano nel Veneto, soprattutto nel Veneto, prima dell'arrivo dei pre-indo europei, perciò sarà un argomento un po' particolare che può essere interessante sviluppare. E chi vuole appunto, allora ricordo, venerdì 24 settembre alle ore 20:30, presso la Biblioteca Civica di Cresprano del Grappa in provincia di Treviso, è in piazza San Marco, è vicino alla chiesa, perciò ci arrivate facilmente. Ecco. E di conseguenza, chi vuole partecipare a questa conferenza può partecipare, ed è, sottolineo, è una conferenza che ha una valenza storica e culturale, cioè, organizzata da altri, cioè dal gruppo Studi Veneti, che comunque, cioè, visto che l'argomento è storico sul paganesimo e ci sono decine della religiosità dei popoli prima degli indoeuropei, per dare un'idea, sono le popolazioni studiate dalla Maria Gimbutas col suo libro Linguaggio della Dea, cioè nel senso tutte quante quelle forme religiose particolari legate ai vari culti anche megalitici. E siccome culti megalitici ne esistevano anche nel Veneto, basta pensare anche a Castello di Godo, che c'era un osservatorio solare, esistevano in provincia di Treviso, esistevano anche nel Veronese, esistevano degli insediamenti anche nel Bellunese, è un'area molto particolare, molto interessante. Allora, dal punto di vista storico può essere anche utile per chi è interessato non soltanto alle tematiche che noi approfondiamo in questa trasmissione, cioè nel senso noi diamo una valenza religiosa al nostro studio, diamo una valenza esistenziale. Chi vuole integrare questa valenza esistenziale e religiosa con delle informazioni che provengono da uno studioso anche poi attento di queste tematiche, di queste problematiche, dal punto di vista più storico, perché basta pensare ad esempio nel Veneto che avevamo un culto particolare nella zona di Este e ad esempio che Sant'Antonio da Padova, il suo santuario, sorge su un tempio dedicato alla divinità dei venti, Reizia. E per fare una cosa molto, molto bella, a Reizia venivano offerti strumenti per scrivere. Cioè, non come il Dio dei cristiani che ti manda un libro da leggere perché fa l'editore, forse.
ma la gente regalava a Reizia degli strumenti per scrivere. Cioè, questo esempio è un antico culto che esisteva nel Veneto, che era diffusissimo, era la divinità dei Veneti, e la gente aveva questa abitudine di regalare alla divinità strumenti per scrivere. Reizia viene sovrapposta a Diana, sì, cioè è la divinità femminile, è la divinità per eccellenza, degli animali, esatto, e viene sovrapposta a Diana, sì, quando arriveranno romani dopo. Sì, di conseguenza sparisce il culto. Sì, sì, no, ma infatti rimane. Difatti era così forte che quando pensarono benissimo, quando dovevano costruire il santo di Padova, di costruirlo sopra un tempio dedicato a Reizia. Perciò certe volte anche le informazioni puramente storiche o culturali servono per avere una dimensione concreta di quello che è stata la sopravvazione che il cristianesimo ha fatto pur di affermarsi. Chissà quando dovranno restituirci le pietre sacre. Sì, ma cosa dovranno fare? Beh, tutte le statue che sono nei lager del Vaticano, o il Pantheon a Roma, perché il Pantheon a Roma l'hanno tramutato, camuffato, utilizzato come una chiesa, ma non è una chiesa. E quando dovranno ricostruire tutto quello che hanno distrutto? Sì, no, ma infatti, guarda, io ho letto ultimamente una frase di Ernest Renan, che è stato uno studioso abbastanza critico delle follie del monoteismo, cioè lui ha fatto un libro su Gesù di Nazareth, ha fatto un libro sugli apostoli, ha fatto un suo diario in Italia, e lui è rimasto, ha detto, sono rimasto sconvolto nel visitare Roma un tempio come Pantheon tramutato in una chiesa, che non può essere tramutato in una chiesa, perché proprio la costruzione stessa del Pantheon, non so chi l'ha visitato a Roma, cioè è proprio legata alla dimensione dell'uomo. E la cosa fondamentale è che proprio al centro c'è un'apertura in cui illumina chi passa sotto. E il fatto che sia anche circolare, che è una proiezione verso il cielo, cioè nel senso che non è chiuso come le volte delle chiese. Proprio in cima al Pantheon, nel culmine della cupola, c'è un foro da cui entra il sole che illumina tutto. E il Pantheon per i romani era la sede di tutti quanti gli dèi, ma non era esclusiva come una chiesa che c'è solo il Dio dei cristiani o una moschea. Tutte le divinità che venivano in contatto i romani avevano il diritto di essere aspettate nel loro Pantheon, cioè proprio anche dal punto di vista proprio della funzione erano le cose diverse. I cristiani hanno distrutto come valenza anche il Pantheon e l'hanno tramutato in chiesa. Di conseguenza il recuperare anche dei riferimenti storici concreti, anche locali, perché ad esempio basta pensare che ad esempio la conferenza viene fatta appunto a Crespano, ma vicino a Crespano c'è un paesetto in cui c'è ancora il culto delle ninfe, tanto per dire, cioè c'è una festa che va bene, è diventata una sagra paesana, però viene fatta in memoria delle ninfe, cioè, e questo è significativo, cioè nel senso che significa che proprio esiste un genio del luogo, esiste un archetipo che i cristiani possono soltanto nascondere o camuffare o riverniciare, ma non possono tirare via. E c'è una specie di risveglio, no? Ho notato in giro, ma anche all'interno delle università, anche a livello di studenti, eccetera, quello che è il politeismo. Sì, cioè, effettivamente essere qua a parlare di ricostruzione del paganesimo politeista, cioè del pensiero, ti pone l'ottica di perdere di vista quello che sta succedendo in giro. Ma in realtà non è che siamo qua a parlare di questo perché noi siamo delle mosche bianche, ma perché si sta recuperando, effettivamente c'è una tensione che sta attraversando l'intera Europa, e sta recuperando quello che è il pensiero pagano. Dopo magari lo chiamano celtico, lo chiamano più vicino romano, però sta attraversando l'intera Europa, cioè è un respiro che sta effettivamente travolgendo tutti. Cioè, a parte la conferenza di Crespano, ma anche a Bologna, a Roma, a Torino, cioè c'è questo risveglio del paganesimo che magari le persone non si stanno rendendo conto, però hanno un sentire che ma addirittura io ho avuto occasione ultimamente di vedere il risveglio che c'è in Grecia proprio del paganesimo classico, cioè proprio un richiamo continuo alla loro divinità, cioè proprio ma a livello più consistente, cioè con pubblicazioni anche di un certo livello. Ma per fare un esempio, quello che dicevi te, io qua sotto le mani un libro di un autore che è Ugo Volli. È un libro uscito nel 92, perciò non molti anni fa. Beh, Ugo Volli è professore associato di filosofia del linguaggio all'Università di Bologna. Lui ha fatto uscire diversi libri, tra cui un libro che ha fatto uscire è Per il politeismo, che è la raccolta del materiale che lui ha utilizzato in un corso universitario per parlare del politeismo. E lui, tra l'altro, ha scritto chiaramente il politeismo proprio dal punto di vista religioso, perché le domande che lui si è posto è questo qua: politeismo e monoteismo, è possibile essere politeisti? La verità degli dèi, politeismo, ideologia, verità e sistema. Cioè nel senso, queste sono tematiche che qualcuno può pensare che siano elaborate
soltanto da noi, ma no, sono tematiche che hanno uno sviluppo proprio e che ognuno, cioè ad esempio io Govoli lo conosco come un autore, come un professore universitario e basta, eppure lui ha sviluppato addirittura un corso di laurea all'università sul politeismo, come esistono altri studiosi, cioè nel senso che hanno sviluppato moltissime tematiche sempre relative alla stregoneria. Basta pensare ad esempio che proprio quest'anno è andato in libreria un libro della Rusconi, abbastanza costoso, fatto da Luciano Parinetto, che si chiama Streghe e potere, in cui è tutto la raccolta dei suoi studi che lui ha fatto addirittura sul discorso delle streghe, cioè, ma proprio anche dal punto di vista storico. Basta pensare che ad esempio stanno girando un film a Triora sul fatto delle streghe di bruciata a Triora nel Genovese. Cioè, in Liguria ci fu un processo con diverse streghe bruciate e lì si sta girando un film proprio perché questi sono elementi ad esempio che cominciano a emergere, nel senso che la gente ha bisogno di informazioni, di collegamenti, perché certe volte il passaggio per la propria liberazione non passa solo tramite un aspetto religioso, passa inizialmente per un aspetto culturale, cioè nel senso nel momento in cui uno si rende conto che il monoteismo ha chiuso al mondo tutta una serie di informazioni, di divinità, di miti, perché i miti alla fine sono degli strumenti che vengono dati alle persone per comprendere, in quanto non richiedono atti di fede, non richiedono di essere sottomessi, non richiedono nulla, richiedono soltanto di essere tramandati. Ma il fatto di essere tramandati non è come dei comandamenti che sono inviolabili, perché sono legati alla sensibilità delle persone. Il fatto stesso è che uno si accorga soltanto di affrontare dei temi mitologici, si rende conto della ricchezza che i cristiani hanno sottratto al mondo e alle persone, cioè di tutte quelle informazioni che potevano essere fondamentali per sviluppare anche la propria esistenza. Questo è un discorso che noi facciamo fondamentale, perché noi facciamo sempre un invito alle persone di curare la loro cultura. Non perché noi vogliamo creare una scuola o perché siamo dei docenti, ma ci rendiamo conto che se uno prende in mano gli strumenti di conoscenza e impara a utilizzarli, si renderà conto e sarà uno strumento della sua liberazione. Perché ad esempio i cristiani hanno sempre bruciato i libri, hanno sempre avuto paura delle idee delle persone? Perché sanno benissimo che una persona che ha in mano il potere della conoscenza, ma la conoscenza anche più spicciola, sarà sicuramente libera e alla fine la porterà a essere libera. Di conseguenza loro tendono sempre a dire tu devi sempre obbedire, tu sei un suddito della Chiesa, sei un suddito di Dio, devi lavorare per l'amor di Dio, non ti diranno mai lavora per te stesso, lavora per la tua esistenza, ti diranno sempre che la tua vita dovrà essere dedicata a Dio, non diranno mai che dovrai dedicare la tua vita per comprendere. Infatti c'era un filosofo che diceva, uno storico delle religioni, Mircea Eliade, diceva la vita ti è data per comprendere. Ma la vita te la sei presa, te sei anche costruita, di conseguenza questo è fondamentale. Ma la comprensione non la possono dare né le nostre parole, né i testi, né i libri. La possono dare solo le persone che prendono in mano la loro esistenza. Sì, ma stiamoci un po' attenti a Mircea Eliade. Sì, è uno strumento di devastazione cattolica, veramente. Sì, però lui ha permesso, cioè io lo cito perché appunto ha fatto delle ricerche un po' particolari, però è stato il primo in ambito universitario negli anni 70 ad affermare la superiorità anche dal punto di vista esistenziale dei rituali di stregoneria, ad esempio cioè di rituali di stregonia, di rituali pagani. È stato il primo ad affermare la validità dal punto di vista dell'esistenza delle persone, della possibilità di liberarsi e di costruirsi sul paganesimo contemporaneo. E lui stesso, io mi ricordo in un suo volume di storia delle religioni, che racconta ancora la sopravvivenza, ad esempio, del mito di Delfi nella Delfi di allora. Cioè, nel senso, lui sì, è un professore universitario, però logicamente ha avuto l'onestà di far comprendere che esiste un mondo che può benissimo che si è sviluppato senza la bisogno di un Dio che portasse una rivelazione. E questo è fondamentale. Cioè, nel momento in cui qualsiasi persona afferma, dice, il mondo ha una sua coscienza e non ha bisogno di essere creato, e i movimenti che noi facciamo, le cose che facciamo servono a noi per comprendere l'esistenza, è già un passo avanti rispetto a chi si dice io sono un inviato di Dio. Certo, no, ma indubbiamente questo, solo io ho visto la sua storia delle religioni tra Jakabuk, no? Cioè i suoi lavori usati da Jakabuk, sì, e usati anche dal CIRS di Bologna, diciamo così, per dare un... per tentare di afferrare diversi, capito? Per cui quello ho visto, chiaramente mi sono letto Mircea. Sì, ma per darti ad esempio una dimensione un po' particolare, cioè nel senso di quanto arriva al discorso, cioè tu mi dai anche uno spunto così di attualità. Benissimo,
noi alcune volte abbiamo parlato del corso del CIRS dell'ARIS. Beh, il presidente dell'ARIS del Veneto si è dimesso dall'ARIS ed era perché l'ARIS, pur proclamandosi ufficialmente laico, era uno strumento, diceva, in mano a clericali. Benissimo, su internet esiste tutta una documentazione fatta da gente che è uscita dall'ARIS e dal CIRS e anche dal CESNUR che dimostra la valenza di intolleranza di queste organizzazioni. Ah sì? Sì, tieni conto che addirittura... Stava qualcosa. Sì, sì, no, ma tieni conto che addirittura uno di questi è un islamico e ha ritenuto opportuno da islamico dimostrare l'intolleranza, pur essendo monoteisti, l'intolleranza che avevo di fronte a un altro monoteista. Cioè, e c'è proprio un sito apposito su internet, ha un nome in turco, però è fatto in italiano, cioè il sito si chiama, ha il nome di una farfalla turca, e in cui c'è tutta la documentazione su queste persone. E addirittura, di fronte alle accuse che venivano fatte, e loro onestamente hanno detto, noi abbiamo fatto queste affermazioni sull'ARIS e sul GRIS, non ci hanno mai risposto perché del loro motivo. E loro mettono, inseriscono dentro, se voi volete fare la domanda perché non rispondo, c'è qui il loro indirizzo, mi mandato un messaggio di chiedere perché non rispondete a queste accuse, a queste affermazioni. E ci sono decine di articoli, c'è una rassegna stampa, sull'ARIS, GRIS, CIRS, CESNUR. E comunque, quasi quando avrò, appena avrò un attimino di tempo o avrò tutte le informazioni, vi darò anche riferimenti, così vi andate a rendere conto di quali sono i meccanismi e le finalità di queste associazioni. Vabbè, è buona anche questa notizia da sapere. Internet ormai è un grande bagaglio. Vabbè. Allora, io invece, visto che la conferenza di Crespano non costruisce la religione ma parla del passato, parla della storia, io invece costruisco la religione, io ci provo per quello che mi riesce, chiaramente con le forze che ho. E ho terminato quello che piaceva molto ai cattolici, siccome ogni tanto bisogna effettivamente mettere dei puntini su lei, ho terminato L'orrore della sottomissione nel Vangelo di Giovanni, che è un'analisi praticamente di 5 pezzi fondamentali del Vangelo di Giovanni e come questi vengono giocati e vengono gestiti, vengono usati. Bene, di questo, io questo pezzo sono 114.000 caratteri, per cui grosso modo è grosso come il Crogiolo dello Stregone, poco più piccolo del paganesimo politista Spiriti e Dei. Lo posso leggere in 4-5 serate, diciamo così. Quando avrò finito ciò che porta diventare Italia nella Legione Romana, vi leggerò questo, così ho il tempo anche di dare una sistemata, una controllata. Comunque è finito e diventerà l'ennesima parte del Gesù di Nazareth e l'infamia umana, anche se magari dopo verrà diffuso in maniera diversa, vedremo quello che ne faremo. Comunque è uno strumento per capire. Per capire quello che è l'orrore della sottomissione, perché la sottomissione è un livello che acceca le persone, ma le acceca veramente. E quando le persone sono cieche non sanno più dove mettere i piedi. E quando le persone non sanno più dove mettere i piedi, chiunque ne fa quello che vuole. Sì. Tanto per essere chiari. Allora, Francesco. Beh, quindi su questo argomento dopo ne torneremo, visto che quella maschera bianca che non è Pulcinella ha fatto... presunte scuse che questa volta. No, ma poi nel limite ne torneremo sopra. Il problema è che con le scuse, possiamo parlare adesso, tanto dopo leggeremo comunque gli oracoli cattolici. Sì, sì, sì. Il problema è che con le scuse stanno nascondendo ciò che... Sì, ma poi non sono, neanche scuse. Ma infatti vengono più giocate dai giornali, dai media, in effetti. No, perché se vuoi che l'affrontiamo adesso o l'affrontiamo dopo questo argomento? Beh, affrontiamolo pure adesso, dai, dopo tanto leggerò dopo il limite. No, perché tra l'altro cos'è che loro fanno? Cioè, loro non sono scuse, loro dicono noi non siamo responsabili, però c'è chi ha applicato le cose che ha sbagliato. E però dicono, quali sono, la frase è testuale, errori commessi al servizio della verità. Cioè, questa è la frase che ha usato con la maschera bianca che non è Pulcinella. Nel pezzo di che ho analizzato in Giovanni c'è anche quel pezzetto dove dice la libertà vi rende liberi, che poi è... C'è anche quello, ma quello che significa dire io ho errato, però io sono la verità, di conseguenza ho commesso questo errore perché servivo la verità. Ma il fatto stesso che sul termine servire significa che non usi la verità, ma che ne sei servo e che qualcun altro se ne serve. Cioè, il fatto stesso che
quando Pilato, Cristo gli dice io sono la verità, e Pilato gli risponde che cos'è la verità, quella è una domanda che noi dobbiamo sempre farci. Allora, scusa Francesco, qual è la frase che hanno detto, se te la ricordi? Errori commessi al servizio della verità. Allora, la verità deve essere imposta, la verità sottomette, la verità chiude la dilatazione dell'individuo. Cioè, hai raggiunto la verità, che te lo fa fare di andare oltre? Che te lo fa fare di affrontare lo sconosciuto? Dove stanno gli errori? Gli errori stanno che c'era uno sconosciuto dopo, le persone sono riuscite ad andare oltre e la loro strategia di assoggettamento a quella verità è mancata. Sì. Allora, cos'è che chiedono scusa? Non per le malvagità, per le porcherie, per le vigliaccate che hanno fatto, ma per aver sbagliato nel mettere in ginocchio le persone, per aver sbagliato nell'uso dei ferri roventi, per aver sbagliato nell'uso dei roghi, per aver sbagliato nelle stragi. Potevamo farle in maniera diversa, potevamo nasconderle dietro motivazioni diverse. Sì, ma loro dicono, ma noi lo facciamo perché serviamo Dio, cioè nel senso che non dicono, noi lo facciamo perché le persone prendano coscienza o abbiano la capacità di conoscere la loro vita e la loro esistenza. Noi dovevamo salvarle. Abbiamo sbagliato. Cioè, esiste, mi sembra, dal punto di vista penale, che c'è abuso di mezzi di coercizione. Praticamente loro dicono questo, ma invece loro la proprio criminalità. Cioè, sì. Nel senso che, tra l'altro, dopo loro dicono, non abbiamo sbagliato noi. Cioè, nel senso, non è sbagliato perché noi crediamo in questo Dio che è unico, che si impone. Abbiamo sbagliato alcune tecniche, chiesto scusa, noi conteniamo. L'unica cosa che gli va male, adesso butteremo in internet, è che l'errore non sta in quello che hanno fatto. Sì, esatto, in quello che pensano, in quello che sono. Ne sta nell'adorare il macellaio di Sodoma e Gomorra e il pazzo di Nazareth. Cioè, queste sono le figure infami. Finché ci sono queste figure infami, all'inizio del loro pensiero, ogni azione diventa automaticamente infame. Perché? Perché la fonte da cui viene generate le loro azioni parte da queste figure. E non esiste una figura diversa di queste. Cioè non esiste una lettura diversa, se non nella propaganda rispetto allo schiavo. Cioè lo schiavo dicono guarda che Dio è buono, ma non gli dicono Dio non è il tuo padrone. Sì. Non gli dicono Dio è responsabile dei suoi delitti per quanto si va condannato. Dicono Dio è buono, cioè te lo vendo, assoggettati. Sì. Dopodiché io posso fare le stragi, sbaglierò nel fare la strage, ma è Dio che mi dà l'esempio su come io mi devo comportare. Cioè l'esempio viene da Dio. Sì, ma d'altronde loro chiaramente giocano sulla studio, non dicono la nostra è una proposta di verità, dicono la nostra è la verità, cioè l'unica verità. Fa la nostro è l'unico Dio, il nostro è l'unica religione, la nostra è la religione. E di conseguenza loro questo non lo mettono in dubbio, dicono fa noi abbiamo sbagliato nell'applicare le cose, ma allora noi vi chiediamo scusa per gli errori, però il nostro è l'unico Dio, il nostro è l'unica, è la religione, di conseguenza voi non avete possibilità di fuori di questo. Perciò, benissimo, ci sono degli errori, ma voi non potete prescindere da questo. Di conseguenza voi dovete accettare questo. Perfetto. E adesso, Francesco, blocchiamo qui il discorso, iniziamo con gli oracoli caldaici, con l'oracolo 88, che guarda caso dice l'oracolo 88. La natura, fra parentesi, cioè l'essere fisico, l'essere della ragione, persuade a credere che i demoni siano puri e le escrescenze della malvagia materia utili e preziosi. E qua dobbiamo giocarcela fra noi e i neoplatonici. In questo frammento sta rinchiusa l'intera sfida degli oracoli caldaici. Lo scontro che viene visualizzato è quello fra gli esseri di sola energia vitale, malati di morte, amati dell'energia vitale stagnata, quelli che si divertono a mettere in ginocchio gli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra, tanto per essere chiari. È la costruzione del Dio che cresce negli esseri umani per divenire nell'eternità dei mutamenti. Che cosa intende per demoni il veggente? Quelli che volano basso di Castaneda, gli esseri di sola energia vitale che si cibano di energia vitale stagnata. Non siamo in presenza del daimon che cresce dentro l'essere umano e che il pazzo di Nazareth deve scacciare per sottomettere l'essere umano. Siamo in presenza di una forza aliena all'essere umano che tenta di impadronirsi dell'essere umano. Come fa questo demone ad impossessarsi dell'essere umano? Sottomettendolo, convincendolo a rinunciare all'uso della propria volontà e delle proprie determinazioni, costringendo l'essere umano alla sottomissione, costringendo l'essere umano ad aderire ad una verità. Come lo costringe? Persuadendolo
che costoro sono gli inviati del Dio padrone, convincendolo che essi sono il Dio padrone, attenti ai suoi problemi, convincendolo che loro lo amano, convincendolo della bontà delle loro azioni che sono finalizzate per il benessere dell'essere umano e non sono rivolte alla sua distruzione, convincendolo della necessità che l'essere umano si sottometta per poter accedere alla loro bontà e al loro amore. Costoro convincono l'essere umano a diventare oggetto del loro possesso. L'essere umano che si sottomette alla promessa rinuncia all'uso della propria volontà e alle proprie determinazioni, in quanto si è fatto convincere che non ne ha necessità. Loro, gli esseri malati di energia vitale stagnata, penseranno a lui. Costoro indicheranno l'utilità all'essere umano, l'utilità nell'appropriarsi delle cose maledette della materia. Che cosa sono le cose maledette della materia? Quelle che portano l'essere umano alla distruzione, il potere di avere. Attraverso il possesso di oggetti della materia, l'essere umano esercita il possesso di altri esseri umani, ad imitazione degli esseri ai quali si è sottomesso. Gli esseri di sola energia vitale stagnata preferiscono la loro mentalità agli esseri umani, trasferiscono la loro mentalità agli esseri umani che si sottomettono a loro. Come loro si sottomettono agli esseri di sola energia vitale stagnata, così sottomessi agiscono per sottomettere gli esseri umani attraverso il possesso degli oggetti o comunque il dominio. Il possesso di oggetti o di comando sociale attraverso il quale riprodurre la sottomissione è quanto è maledetto della materia, è l'aspetto degenerativo della materia, quello che non si trasforma in divino proseguendo nell'eternità dei mutamenti. C'è nella vita degli esseri della natura un tributo che si paga all'essere natura stesso e che alimenta il ciclo del divenire divino della natura. Una cosa sono le regole che hanno costruito il nostro stesso divenire, in quanto occasioni per costruire il Dio che cresce dentro di noi e il cui rispetto ne favorisce lo sviluppo, e un altro è la distruzione della stessa specie a cui apparteniamo per sottometterla quale bestiame d'allevamento di una specie aliena, distruggendo il proprio divenire nell'eternità dei mutamenti. Così il potere di avere si impossessa degli esseri umani, distruggendo la loro trasformazione nell'eternità dei mutamenti. E questo passo degli oracoli caldaici può essere interpretato soltanto dalla stregoneria, perché le immagini che concorrono a formare questo frammento appartengono alla stregoneria. E passiamo al frammento 89. È fatto di due parole, puntini puntini, bestiale, virgola, impudente. Che cos'è l'impudenza? Mentire a chi riconosce la menzogna. Mentire ancora. Continuare a mentire perché la menzogna, per un essere di sola energia vitale malato di morte, è l'unica possibilità di sopravvivenza attraverso la costruzione di riserve di cibo. Esseri umani sottomessi in ginocchio. Anche quando un essere umano li riconosce davanti a loro, è disarmato. Ora che li ha riconosciuti, che cosa deve fare? Nessun essere umano ha mai provato a combatterli. Questo comunque non è vero. Nessun essere umano ha fatto della propria specie la finalità delle proprie azioni. Ogni veggente si separa dagli esseri umani millantando un proprio potere di intuire. Quel millantare è la distruzione della propria specie. Non è la verità scoperta dal veggente importante, ma il suo percorso attraverso il quale ha formato quella verità, la sua libertà. Questo deve trasferire al veggente la propria specie. Fintanto che il veggente non attua questa operazione, gli esseri di sola energia vitale e malati di morte potranno essere impudenti, millantando il loro potere per mettere in ginocchio gli esseri umani. Cosa vuol dire questo in sostanza? Che quando un essere umano intuisce, vede, percepisce, considera l'esistenza di esseri di energia vitale malati di morte, ciò che deve trasferire alla propria specie, agli esseri umani, alla propria generazione, è come li ha scoperti, come è arrivato ad intuirli, come è arrivato a percepirli. Non può dire io ho scoperto questo, ma è il percorso che l'ha portato a quello che deve trasferirgli. Perché trasferendo ad altri esseri umani il percorso che li ha portati a quello, può portare quegli esseri umani ad andare oltre. Ma se dice io ho scoperto questo ed è una sua prerogativa, una sua scoperta, una sua verità, non fa altro che bloccare il percorso di altri esseri umani. È il percorso l'elemento centrale
di quello che noi facciamo, non le nostre scoperte. Le nostre scoperte sono parte del nostro percorso. Noi dobbiamo trasferire agli esseri umani il nostro percorso di libertà, il nostro percorso di ampliamento della percezione, il nostro percorso di sentire, il nostro percorso di intuire. Dobbiamo trasferire la libertà, non la verità. La verità è soggettiva, appartiene a noi, appartiene alle nostre scoperte, appartiene al nostro intuito. Per cui è la libertà importante. E come costruiamo la libertà? Sono le strategie che abbiamo usato, le nostre intuizioni, le nostre difficoltà, i nostri casini, i nostri errori. Questo è importante. E questa è la religione pagana, perché noi nel paganesimo la libertà è fondamentale. Perché la verità non è altro che il nostro momento che abbiamo raggiunto, ma deve essere superato subito, oltre e ancora oltre. Non esiste un attimo di tregua, non esiste la sosta, non esiste il riposo del guerriero da questo punto di vista. Non esiste, basta, sono arrivato, il nirvana, la fine dei desideri, la fine delle tensioni. Noi conquistiamo la libertà. Vero Francesco? Esatto. Per aggiungere qualcosa tu? Sì, no, ma difatti, sai, il discorso è sempre quello che i monoteisti pongono sempre come fine ultimo soltanto conoscere Dio, non conoscere se stessi. Cioè, nel senso, pongono sempre un fine. Noi diciamo sempre che è fondamentale non tanto il fine, ma quanti percorsi che uno fa. E lungo questi percorsi che uno compie, quello che lui riesce ad entrare in contatto e conoscere e comprendere, questo è fondamentale. Cioè, nel senso che noi non siamo un discorso finalistico. Nel senso, il discorso finalistico appartiene sempre al monoteismo. Il monoteismo dice chiaramente, fa, c'è un inizio, c'è una fine. Dio crea e Dio dopo la fine distrugge e fa giudizio universale. Noi diciamo, questo è un falso, questa è una menzogna, noi diciamo, la vita sì, ha un inizio, ma quello che conta non è tanto che dopo tu arrivi alla morte, ma quanto quel percorso che fai, quello che riesci a comprendere, quello che riesci a entrare in contatto, le varie divinità che ci sono, il fatto che tu non debba ricorrere a un Dio che ti dia una giustificazione della tua esistenza. Perché cosa ti dicono sempre gli altri? Devi sempre lavorare per amare Dio e per lavorare per la tua salvezza. Ma la tua salvezza da cosa? Cioè, nel senso, noi ti chiediamo da cosa devi essere salvato, cioè cos'è che ti devi portare via, cioè nel senso che tu arrivi nella vita e devi essere salvato da che? Dalla vita devi essere salvato, cioè nel senso che ti portano alla morte, dai cani che si slanciano dalla terra. Sì, cioè, allora questo diciamo sempre, è fondamentale che le persone comprendano che quello che possono, che quello che sono non lo sanno mai perché hanno imparato un qualcosa o hanno accettato qualcosa, ma saranno liberi nel momento in cui comprenderanno a cosa serve la loro esistenza, ma lo comprenderanno soltanto vivendo, cioè nel senso, non è possibile, come qualcuno pensa, trovare un testo sacro come quel cavolo della Bibbia, dire io creo la mia esistenza su questo, no, perché tu distruggi la tua esistenza, e non esiste una verità a cui ti devi adeguare o che devi accettare. Cioè, per noi pagani non esiste il concetto che ad esempio i cristiani hanno del peccato originale, cioè nel senso che una persona ha delle responsabilità quando non le ha costruite, quando non le ha fatte. Uno è responsabile per cosa ha fatto, cosa non ha fatto, ma non è responsabile di un presunto peccato verso Dio fatto da altri. Cioè, questa è la perversità, cioè la follia, la criminalità del messaggio cristiano. Dire tu sei responsabile di un peccato che altri hanno commesso verso Dio e devi espiare questo. E noi siamo qui per salvarti. Perciò tu devi amare Dio, e sempre amare Dio, questo è il loro riferimento, la loro base. Ma cosa dicono alle persone? Cosa propongono? Propongono soltanto la loro morte. Cioè tu rinunci alla tua esistenza, distruggi la tua esistenza per servire Dio. Ma quando mai una divinità pagana ha chiesto a qualcuno di rinunciare alla propria vita? Quando mai una divinità pagana ha trovato compiacimento nel vedere che uno distruggeva la propria vita a cercare un qualcosa? Cioè nel senso che la divinità pagana ha sempre trovato compiacimento in quando le persone hanno cercato le cose. Perché? Perché le divinità pagane appartengono all'esistenza, appartengono alla vita. La vita ha bisogno di vita, cioè non ha bisogno di essere fermata. Noi sappiamo che la vita è dinamica. I cristiani vogliono fossilizzarla, la salvezza finalistica e l'amore per Dio. Ma sono cose che non fanno niente nella tua esistenza. Teniamo presente questa dualità. Amore, salvezza e tutto il resto. E passiamo al frammento 90. D'accordo. Frammento 90, puntini puntini. Essi slanciarono dal grembo della terra, cani della terra, non mostrano mai a mortale segno veritiero. Pensateci un po' ai preti cattolici, no?
Anche, anche in questo frammento si citano gli esseri di sola energia vitale malati di morte e del loro procedere nello sviluppare la propria strategia. Al veggente appaiono come esseri che escono dalla terra, larve che si trasformano nel grembo della terra e che affrontano le loro trasformazioni. Il veggente afferra soltanto quelle larve che si trasformano in esseri malati di energia vitale stagnata. È su costoro che il veggente punta la sua attenzione. Il termine cane, col quale il veggente li definisce, è preso dal lato spregevole con cui si definiscono gli atteggiamenti degli esseri umani quando sono feroci, decisi fino al martirio per difendere il proprio padrone, negando i diritti e negando i diritti della propria soggettività. Nello stesso tempo, quegli esseri piangono e si disperano nell'impotenza quando il padrone li minaccia o li prende a calci. Gli esseri malati di energia vitale stagnata impongono questo atteggiamento agli esseri umani, che si sottopongono al loro dominio perché in questo modo riproducono il dominio. Il veggente afferma che non mostrano mai un segno veritiero. Questo è ovvio, in quanto l'inganno deve essere mascherato. L'inganno ha un senso quando quello di cui ci si vuole appropriare ha un valore infinitamente più grande di quanto si millanta di offrire. Gli esseri di sola energia vitale si appropriano della possibilità dell'essere umano di costruire il Dio che cresce dentro all'essere umano, distruggendolo. Cosa promettono in cambio? La soddisfazione dell'illusione che si costruisce l'essere umano quando rinuncia ad articolare la propria volontà e la propria determinazione per costruire a se stesso nell'infinito dei mutamenti. Per questo motivo il veggente li definisce come cani che si slanciano dal grembo della terra. Si slanciano come cani costruendo l'inganno, costruiscono l'inganno per sottomettere, sottomettono gli esseri umani all'amore di un agente esterno, l'amore di Dio, e nel far questo distruggono il suo Dio che cresce dentro. Sì. Questo è in sostanza il discorso. Passiamo, facciamo un altro paio di frammenti, sì, sì. E poi a tre frammenti ancora esattamente, e che sono brevissimi comunque, e poi daremo via le telefonate eventualmente. Ricordo che staremo qua fino alle ore 17, dopodiché faremo un'ora di musiche varie, spero che vi piaceranno anche, e poi riprenderemo la trasmissione serale alle ore 18. Frammento 91. Che conduce i cani dell'aria, della terra e dell'acqua. La ricerca di energia vitale stagnata viene condotta in ogni angolo del pianeta. La ricerca di energia vitale stagnata si svolge in ogni cultura umana. In ogni cultura umana, aria, terra e acqua, vengono messe in essere strategie per sottomettere gli esseri umani. Le strategie per appropriarsi di energia vitale stagnata sono tante quante sono le strategie di liberazione degli esseri umani, dalle quali gli esseri di sola energia vitale malati di morte si devono difendere. In ogni cultura umana hanno costruito le loro strategie di sottomissione. Qualche volta quella strategia è assoluta, tipo il cattolicesimo, tipo il perfezionamento dei musulmani, tipo le religioni cristiane, le religioni rivelate in generale. Qualche volta invece è sottile, in attesa di tempi e condizioni migliori. Chi li conduce? Il bisogno di appropriazione di energia vitale stagnata, il bisogno di sottomettere alla distruzione. E passiamo al frammento 92, puntini, puntini, puntini. Nell'acqua viventi. Questo concetto appartiene soltanto al paganesimo politeista. I viventi nell'acqua. Che cosa si considera vivente nel paganesimo politeista? Quanto costruisce se stesso. Lasciate che i morti seppelliscono i loro morti, afferma Tommaso Didimo. Chi non costruisce se stesso non è vivo. Nel paganesimo politeista gli esseri animali della natura tentano di costruire se stessi, così gli esseri delle acque. L'acqua, madre di ogni vivente dell'essere natura, è ente sacro in se stesso. E passiamo all'ultimo frammento per oggi, che è il frammento 93. Puntini, puntini, puntini. Stirpi che abbondanti fluiscono. Cos'è una stirpe? È una specie attraverso la quale gli esseri della natura iniziano i loro cammini nell'eternità dei mutamenti. Le stirpi dell'essere natura sono tutte le specie della natura, il loro rapportarsi, il loro adattamento soggettivo alle variabili oggettive incontrate.
che permettono ai singoli esseri di tentare il loro cammino nell'eternità dei mutamenti. Tutte queste specie fluiscono abbondanti, costruendo tutte le forme di divinità di cui sono espressione e la cui espressione costruiscono e sviluppano attraverso i loro sforzi per costruire i propri adattamenti soggettivi e le variabili oggettive incontrate. Tutto questo appare al veggente come un fluire di stirpi, un nascere di stirpi, un divaricarsi di stirpi, un incessante fluire della nascita di opportunità per costruire dei. Ecco il frammento 93. Ci fermiamo qui per oggi con gli oracoli caldaici. E io spero entro la fine di settembre di finire tutto quanto l'analisi degli oracoli caldaici, perché ho ancora un sacco di cose da fare. Va bene. Francesco, lascio tutto a te. Sì, beh, se vuoi possiamo... Possiamo dare via anche ai telefonati, sì, beh, eventualmente. Sì, beh, ricordo il numero telefonico che è 049 700 700. E 049 700 838. Vi ricordo che quando trasmetto io da solo dico alle persone di non telefonare. Adesso che c'è Francesco, vedete voi, insomma, se avete qualcosa da dire. Sì, no, ma il telefono visto che poi la trasmissione andrà molto per le lunghe, nel senso che questo, cioè nel senso che c'è, è anche giusto, allora, che qualche ascoltatore io possa... Io. Eros e civiltà di Marcuse. Ho il codice di procedura, il nuovo codice di procedura penale. Ho il codice di diritto canonico. Poi ho il manuale dell'inquisitore di Bernardo Orgui, Donna e serva del Guiducci. Ho Dei e diavoli nel paganesimo Morente. E ho esorcisti, confessione e sessualità femminile nell'Italia della Controriforma. Io ho potuto leggervi i titoli perché io ne ho pochi. Se Francesco comincia a leggervi i titoli, finiamo anche la trasmissione. Per cui vai Francesco, possiamo andare avanti tre giorni con quello che abbiamo qua. Sì, no, ma infatti potremmo andare avanti proprio per giorni, penso che sarebbero contenti anche gli ascoltatori. No, ecco una cosa che io volevo cominciare, ad esempio, ad affrontare, forse può essere un argomento un po' particolare. Qualcuno si è sempre posto, ricollegando il costo della verità. Cioè, nel senso, anche parlando con degli ascoltatori questa settimana, loro hanno sempre il problema di dire della storicità. Cioè, i monoteisti tendono sempre a tramutare le loro cose come un fattore storico, come un fattore unico e ripetibile. Bene, io voglio dire che nella storia del monoteismo, soprattutto della Bibbia, non esiste nessuna storicità. Non esiste nulla che comprovi che sia esistito quel pazzo, quel criminale chiamato Gesù Cristo. Non è mai esistito. È stato assemblato a fini di dominio, volete a fini di dominio materiale o dominio spirituale, a me va benissimo qualsiasi definizione, ma non è mai esistito. Cosa sta nella bravura, nella dominazione? Che i cristiani con la violenza e con la forza hanno distrutto tutti quanti quelli che liberamente cercavano. Siccome loro hanno un comandamento che dice io sono il tuo unico Dio, bene, loro dicono io sono la tua unica verità, ma non sono la verità. Però loro giocano su questa astuzia. Allora, cosa fanno per primi i cristiani? Quando i cristiani si propongono, non si propongono mai per quello che sono, ma si propongono sempre come critica a quello che gli altri sono. Perciò, ad esempio, un pagano non andrà mai a dire il Dio in cui tu credi o con cui vivi è un demone ed è negativo. Io lo dico ai cristiani, ma un pagano, un altro pagano non lo farà mai questo, cioè nel senso che un pagano non avrà neanche il concetto di dire ma come tu credi in questa divinità, ma questa divinità è una falsità, questa divinità non esiste, questa divinità non tiene per nulla utile. Questa è la prima cosa che fanno i cristiani. Quando si pongono di fronte a te, loro non si pongono qualche cosa, perché loro sono il vuoto, sono la nullità, sono la menzogna, dicono tu sei nell'errore, tu hai bisogno di essere salvato, e quello che tu porti avanti non esiste, un demone. E io ti devo dire cos'è. E allora cosa fanno? Prima di tutto distruggono, attaccano, demoliscono. Ed è questo che fanno sempre. Loro non comprendono, cioè nel senso che non si fermano di fronte a nulla. Di fronte allo sconosciuto, di fronte al nuovo, un pagano cercherà di capire, cercherà di comprendere, cercherà di vedere cosa gli ha di fronte. E non avrà problemi, non avrà pregiudizi. Loro no. Sanno che devono annientare qualsiasi forma di libertà, qualsiasi forma di conoscenza, qualsiasi forma di elaborazione che non sia la loro. Fatto questo, una volta che hanno distrutto la memoria anche dei nomi delle divinità, la memoria dei luoghi, la memoria delle divinità del luogo, loro vengono a proporre la loro religione.
e giocano sull'astuzia, fanno passare quello che loro sostengono, quello che loro hanno, come la documentazione di quello che sono, come la storia. Di conseguenza loro falsificano la storia e dicono fa, benissimo, siccome gli unici documenti che proponiamo sono i nostri, questi sono i documenti storici incontrovertibili che dimostrano che il cristianesimo ha ragione o che il cristianesimo esiste. Il cristianesimo è un assieme di normative criminali legate alla distruzione dell'esistente e dell'esistenza e dell'uomo e della divinità. Cosa fanno sul territorio per la prima cosa che fanno? Ma cosa fanno tutto? Distruggono. Distruggono la relazione fra l'uomo e il divino che li circonda, giusto? Ma come lo distruggono? Prendiamo, facciamo un esempio molto concreto. Fai un esempio come lo faccio io. No, quello grosso. Concreto. Allora, la giunta regionale del Veneto, aperte virgolette, promuovere le iniziative culturali collegate allo spirito di riflessione religiosa evidenziate dalla bolla pontificia di indizione del giubileo. Cosa fanno? Delibera 1787 del 27 maggio. Saranno per 340 milioni di diocesi veneti e per 120 milioni Telechiara di Padova, 50 milioni, e Telepace altri 50 milioni. Il Centro Televisivo Vaticano altri 20 milioni. A 12 diocesi vengono concessi contributi tra i 50 e i 20 milioni per iniziative culturali. Al Centro Televisivo Vaticano vengono dati 20 milioni per un audiovisivo su Papa Luciani. 900 milioni per questo. Uno strumento di governo laico che dice, aperte virgolette, promuovere le iniziative culturali collegate allo spirito di riflessione religiosa evidenziata dalla bolla pontificia di indizione del giubileo. Bello, chiuse virgolette. E qual è il fine di tutto questo? Voi te lo dico io? Sì, sì, no. Io qual è il fine? L'ONU, disarmiamo i bambini soldato. 300.000 al fronte, dai paesi africani all'Afghanistan. L'UNICEF è un crimine di guerra. L'attività missionaria di devastazione fra l'uomo e il mondo che lo circonda, grazie a gente che finanziava così. Sì, ma gente, questa è una normativa di maggio del 99. Questo è fatto qui in Veneto, ma è stato fatto per centinaia di anni. Per centinaia di anni si sono finanziati... Scusate un attimo. Sì, no, ma io non mi stancherò mai di ripeterlo. Che in Ruanda sono morte... Nel 97, nel 98 sono morte 800.000 persone. Di questo massacro sono imputati 32 sacerdoti cattolici che sono fuggiti dal Ruanda, che il governo ruandese sta cercando di catturare, e stando al Corriere della Sera questi sacerdoti sono salvati in Italia. Non so chi li mantenga e con quali soldi vengono mantenuti. Comunque qui oltre a essere sottratti alla giustizia. Questo è la costruzione della distruzione. Cioè, non è che l'uomo agisce così perché l'uomo è sbagliato. L'uomo agisce così adattandosi alle situazioni che vengono costruite, che vengono articolate. I missionari cristiani, dei salesiani, dei cappuccini, tutte le organizzazioni criminali hanno distrutto al punto tale la relazione fra l'uomo e il mondo circostante, distruggendo lo Stato, distruggendo le idee, distruggendo la cultura, distruggendo il sapere, distruggendo gli uomini nel modo più assoluto, e adesso abbiamo il problema di 300.000 bambini soldati. Questi vanno imputati a Wojtyla. Cioè, questa è l'attività di morte fatta da Wojtyla e i suoi predecessori, ma frega niente. Ricordatevi che io parlo sempre per il reato di partecipazione morale, cioè mi riferisco a quel reato, in realtà è un giudizio filosofico, un giudizio etico, un giudizio religioso. Questa è la costruzione di questo. Quello che sta facendo la giunta regionale Veneto con questa operazione è il tentativo di devastazione portato avanti anche nel Veneto. Per cui c'è una responsabilità oggettiva delle persone e soggettiva delle persone nel fare questo tipo di azioni. Sì, ma basta pensare alle conseguenze, cioè nel senso, se noi andiamo a sentire sciopero, pace sindacale per il giubileo, addirittura si cercherà di proporre una normativa che vieti gli scioperi durante il giubileo. Allora, si comincia con lo sciopero e qual è l'intenzione, dove si va a finire? Con il ritorno dell'Inquisizione. Il problema è che stiamo vivendo in una situazione di incertezza, no? Sì. Cioè, l'incertezza sia politica, sia programmatica, sia finalizzata. In questo momento di incertezza, la Chiesa Cattolica e i cristiani controllano o dicono di controllare un certo bagaglio di voti. Sì.
E questa è l'unica struttura che è rimasta che dice di poter controllare un bagaglio di voti. In realtà non è vero, ma non è importante, l'importante è venderla. Non è che sia vero. D'altronde hanno venduto per 2 miliardi un dio creatore che non è mai esistito. Sì, esatto, vuoi che non venda questa cazzata? È un gioco da ragazzi per loro. Esatto. Allora, cosa succede questo? Succede che tutti quanti hanno timore, cioè tutti i partiti politici, da estrema destra a estrema sinistra, li mettiamo dentro tutti indifferentemente, hanno timore di perdere una parte di questi consensi che si dicono cattolici. In realtà non è assolutamente vero che li perdono, però sono talmente malati di morte le persone che sono a livello politico, cioè malati di morte nel senso che non sanno vedere il futuro, cioè non sanno vedere il tempo che gli viene incontro, cioè sono talmente convinti della staticità delle cose, dopo magari dovrebbero chiedersi perché mezza popolazione non va a votare. Dovrebbero chiedersi, ma comunque non ha importanza. E sono talmente convinti di questo che hanno paura di perdere. Chiaramente i cattolici ne approfittano. Il problema è un altro per loro. Perché è un altro? Perché non esistono solo i cattolici, esiste anche la giurisdizione internazionale. Cioè esiste la giurisdizione mondiale. Allora, posso leggere qualcosa della giurisdizione mondiale, Francesco? Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Ratificata ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 del protocollo addizionale della Convenzione stessa firmato a Parigi il 20 marzo 1952. Allora, dice esattamente l'articolo 9 di questa Convenzione: ogni persona ha il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Attenzione, quando io dico ogni persona ha il diritto, significa che ogni istituzione ha il dovere di garantire ad ogni persona, per cui è un dovere per le istituzioni, è un diritto per le persone, ma è un dovere per le istituzioni. Libertà di coscienza e di religione. Questo diritto importa la libertà di cambiare religione o pensiero, come anche la libertà di manifestare la propria religione o il proprio pensiero, individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, per mezzo del culto, dell'insegnamento, di pratiche e del compimento dei riti. Questo è l'articolo 9, comma primo, dell'articolo 9 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e libertà fondamentali, che significa che Polizia di Stato, Digos, Ministero degli Interni, magistrati hanno il dovere fisico di garantire alle persone di tenere le conferenze, di poter manifestare il pensiero, di poter parlare, di poter... hanno il dovere fisico. Cioè, il fatto che loro facciano finta di non vedere costituisce un reato. Cioè, so benissimo proprio i reati per perseguirli, occorrono anche di rapporti di forza, ma questo è un altro discorso. In ogni caso costituisce un reato. Chiaro questo? Sì, ma vedi, questo dice la normativa internazionale, e noi ci troviamo invece in Italia che il 1 settembre del 1999, non tanto tempo fa, il Monsignore Maggiolini dice fa anche il Corano nelle scuole. Il Vescovo di Como è inevitabile, gli islamici, ma gli insegnanti li scegliamo noi.